Sì, questa è la rocca, anzi la cinta muraria esterna di Nepi, della città di Nepi, che era l'ipotetica e diciamo programmata capitale dopo la distruzione di Ischia di Castro dei Farnese. C'era diciamo la volontà di costituire questo stato strappato alla Chiesa e di diciamo beh, non è che fosse strappato alla Chiesa. Beh, sì, perché veniva dato in dote al figlio di Alessandro Doveva Borgia. Doveva essere un prolungamento culturale della, anche uno di, quella, stato vero e proprio. Di quella che veniva chiamata impropriamente donazione di Costantino, che aveva dato l'adito a questa spinta unitaria che è quella che interessò maggiormente il Machiavelli. Certo. Che Machiavelli era interessato all'operazione. Ma infatti all'operazione, quando finito il principe lo si disse... con davanti l'immagine di Valentino Borgia. Il quale Valentino a che cosa aspirava? L'unificazione Valentino della Borgia, vecchia... bisogna dire che non si chiamava Valentino di nome, ma si chiamava il Valentino, certo. Perché derivato dal nome del Valentinois, regione francese di cui era duca. Esattamente. Quindi, tendiamoci bene, l'operazione era molto grossa e rappresentava l'estensione, era tipica della mentalità dei Borgia oltretutto. Che era una mentalità reale, di re, rex nel senso vero e pagano del termine, i quali ovviamente miravano in anticipo su Pio IX alla unificazione nazionale italiana, quindi il superamento di quella striscia di terra che comunque serviva per dividere l'Italia. Ricordiamoci sempre che lo Stato Pontificio era stato creato per separare le due fasi dell'Italia. La fase nordica coincideva con la linea gotica, che era stata l'ultima linea di difesa dei goti durante la guerra gotica, contro di difesa del regno goto di Totila e di Teia, contro le pretese imperiali giustinianee di conquistare il tutto di Costantinopoli, diciamo. Esattamente, a servizio di Costantinopoli. Quella fascia è servita allo Stato di Città Vaticana a tenere disunita l'Italia per una marea di secoli, fino a quando Pio IX non addivenne 1500 anni. Non addivenne all'idea di unificare lui stesso l'Italia, tant'è vero, lo ripeto per l'ennesima volta, il progetto di unificazione nazionale italiano fu cristiano cattolico, Gioberti, Balbo, l'abbiamo l'ho citato l'ultimo qui, Massimo D'Azeglio, Silvio Pellico, erano tutti cattolici osservanti se non preti, i Rosmini, lì ci fu la lotta intestina. Gioberti. Giobetto è stato capo del governo del regno del Piemonte. Certo. Il tutto è quello che ha creato poi lo scontro con la massoneria. La Chiesa andava d'accordo con la massoneria fin tanto che non si sono scontrati per chi avrebbe dovuto controllare il regno d'Italia, punto e basta. Ecco perché a un certo punto c'è stato un regno d'Italia che era comunque a disposizione della massoneria, che era il regno del Piemonte, a cui da parte della massoneria inglese fu dato l'incarico di procedere all'unificazione contro gli interessi del Vaticano. Pagamento del a pagamento procacciato sia per le guerre di risorgimentali e sia per le altre opere che hanno il principio è lo stesso nell'Ottocento, che se vuoi la soluzione devi pagare il cordone. Quindi io ti do l'incarico di unificare l'Italia, a patto che tu gli interessi li paghi a me, sia nella veste di Regno d'Inghilterra, sia nella veste del banchiere del Regno d'Inghilterra, che è il Rothschild, ma siamo sempre lì, il discorso è lo stesso. Patterson, originariamente era Patterson quello che ha creato la Banca d'Inghilterra. Vabbè, nel 1694. È passato. Poi dopo è passato di mano varie volte, ovviamente. Vabbè, queste sono le cose. Per cui quelli che parlano di uno stranissimo dissidio tra la Chiesa e la massoneria, ecco, non raccontino cazzate, per cui non raccontino cazzate, era un semplice giochetto di scambio di interessi. Fai vedere il fiume. E adesso li facciamo vedere il fiume, perché questo non è propriamente un fiume, ma è
era un fossato di difesa di questa città, di questa cittadella fortificata. Per cui ovviamente che cosa dobbiamo dire? Che se non c'è un fiume così, e quindi l'acqua di Nepi, non puoi difendere una struttura come questa. E con questo chiudiamo.